Il paesaggio non è solo ciò che si vede. Il paesaggio è un bene comune, frutto dell'interazione tra uomo e natura, quindi un processo ininterrotto di trasformazioni storiche che devono essere conosciute per essere governate al meglio nel presente ma anche nel futuro. Ecco. E il paesaggio dipende in gran parte dall'agricoltura. Nel corso dei secoli gli agricoltori si può dire che hanno disegnato il paesaggio. Hanno usato come fossero matite le loro zappe, i loro aratri, le loro falci e tutti gli attrezzi. Come se il territorio fosse un album da disegno. Quindi l'agricoltura non è soltanto un settore economico che produce cibo, ma produce anche paesaggio, appunto, con la sua varietà, che dipende dai sistemi agrari che si utilizzano a seconda delle regioni, del contesto ambientale, del clima, della conformazione del suolo, eccetera. Dalla cascina padana al podere mezzadrile dell'Italia centrale, dalle piccole aziende agro-silvo-pastorali delle montagne fino al latifondo cerealicolo del sud, dalle risaie della Lomellina agli oliveti della Puglia o della Calabria, ai vigneti che irrigano gran parte delle colline italiane. E si tratta di una diversità che trova riscontro su diversi piani, da quello geografico a quello ambientale, da quello sociale a quello culturale. Si va appunto dalle fresche valli alpine, dove ci sono i piccoli nuclei dei contadini e degli allevatori, fino alle terre aride della Sardegna, dove si alternano boschi mediterranei, seminativi, pascoli per le pecore, con i prati e qualche risaia nella pianura padana, dove prevale la piantata, questa originale forma di rapporto tra alberi, seminativi e prati. E poi dalla Maremma toscana, dal Lazio in giù, un altro paesaggio, quello dei boschi e del latifondo, dove prevalevano cereali, pascoli, legati soprattutto alla pratica della transumanza, e poche case, pochi alberi nella campagna, campi vuoti dove lavoravano a gruppi, contadini, braccianti che non vivevano sulla terra ma piuttosto abitavano nelle cosiddette città contadine, cioè le grandi borgate ad insediamento accentrato. Il sud non era tutto latifondo, la monotonia del latifondo è spezzata qua e là dai cosiddetti giardini mediterranei, la penisola sorrentina, gli agrumeti dell'Etna, i vigneti di qualche parte della Puglia. Come ha scritto Emilio Sereni, il paesaggio rurale ha dunque una dimensione fisica ma anche sociale e anche politica. È un paesaggio delle differenze e dei prodotti agricoli, ecco, queste produzioni che vengono dalle nostre radici mediterranee ma anche da altri mondi, si pensi al mais, alla patata, al pomodoro. Attraverso le coltivazioni il paesaggio si lega al cibo, alle nostre abitudini alimentari. In questi paesaggi hanno determinato un ruolo anche gli animali, le diverse modalità di allevamento. E poi ai campi si aggiungono i boschi, le acque, il processo di bonifica è un altro tema rilevante del paesaggio. E poi ci sono i tanti paesi, i 10.000 borghi rurali che fanno dell'Italia un paese di paesi, appunto.